Bentornati nella rubrica In Cucina Con. Io sono Laura, concessionaria laser per Tupperware e anche oggi avremo il piacere di avere il nostro chef Mattia Poggi, testimonial per Tupperware. Prepareremo oggi una ricetta tradizionale ma che sarà resa originale grazie ai nostri prodotti e utensili da cucina Tupperware. Ecco a voi la ricetta. Amici, le feste sono passate, ma i cannelloni sono sempre un must e quindi prepareremo dei cannelloni con Poldo, un prodotto Tupperware rivoluzionario. Per prima cosa dobbiamo preparare la besciamella, ingrediente che non può mancare in un buon cannellone. Allora, dosiamo della farina in Magic Mixer, aggiungiamo una parte di latte e shakeriamo vigorosamente. E poi uniamo la restante parte di latte, quella che non avevamo ancora aggiunto, in Magic Mixer. Mescoliamo bene con una frusta Tecna e mettiamo in cottura a microonde per un paio di minuti. Dopo 2 minuti rimescoliamo e facciamo cuocere per altri 4 minuti, al massimo a 750 watt. E la nostra besciamella è pronta. A questo punto non ci resta che prendere la casatella trevigiana. Sapete quanto io ami i prodotti DOP e questo è l'unico formaggio DOP del trevigiano. E inoltre è un po' acidulo che mi permetterà di avere un gusto ancora più sorprendente. Lo passiamo in Poldo e lo facciamo tritare grazie alla trafila grande di Poldo. A questo punto mettiamo anche degli spinaci precedentemente lessati o cotti al microonde. Li facciamo tritare insieme alla casatella ed infine tritiamo anche del prosciutto cotto precedentemente preaffettato, quindi tagliato a fette. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo aggiungiamo un uovo, un bel pizzico di parmigiano e amalgamiamo con una spatola in silicone Tecna. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, lo rimettiamo in Poldo e nella parte anteriore inseriamo l'inserto per i cannelloni. È un piccolo beccuccio nel quale infileremo i nostri cannelloni e, girando la manovella, l'impasto li andrà a farcire. Credetemi, non è mai stato così facile farcire i cannelloni. Dopo averne farciti 4 o 5 con l'impasto di casatella, spinaci e prosciutto cotto, li andiamo a mettere nell'ultrapro da 2 litri, li copriamo con la besciamella, una bella manciata di parmigiano per insaporire ulteriormente e un filo di olio e li cuociamo per 10 minuti al microonde coperti con coperchio ultrapro a 750 watt. Dopodiché li andremo ad impiattare e i cannelloni, mi raccomando, vanno serviti caldi. Buon appetito!